Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il nostro di prima mattina. Il buongiorno insieme a me ve lo porge Gianluca Rezzoni, che è di là in regia. Allora andiamo a cominciare, daremo un'occhiata ai principali titoli dei quotidiani presenti in edicola, il Centro e il Messaggero, poi dopo le previsioni del tempo, realizzate come sempre da Marco Di Loreto, faremo la chiacchierata con il nostro ospite. Questa mattina viene a trovarci il sindaco di Campli, Federico Agostinelli. Allora, andiamo con ordine e cominciamo con le prime pagine. Vediamo intanto la prima pagina del Messaggero. Eccola qui, l'apertura è dedicata alle vaccinazioni in farmacia. Vaccini in farmacia, partenza ok. Gli esercizi hanno regolarmente somministrato le dosi. Si va verso continui richiami. La variante Delta prende sempre più piede nelle nuove infezioni, che però sono al minimo. E poi la politica, ieri c'è stata la visita di Salvini in Abruzzo, Salvini in visita a Pescara e L'Aquila e ha detto governatore ok, ma faccia di più. E poi la fotonotizia centropagina, il lungo addio degli amici ad Andrea, incidenti, la morte del 25enne pescarese. Un lungo, lunghissimo abbraccio, silenzioso e amaro, sono state tante le persone che hanno voluto salutare nell'obitorio dell'ospedale di Pescara Andrea Costantini. E poi la cronaca, tumore all'utero, rimane incinta dopo l'intervento, una 31enne teatina operata a Genova, adesso ha dato alla luce un bambino. Ad Avezzano condannato il sindaco di Pangrazio, 1 anno e 4 mesi per l'utilizzo dell'auto blu per la legge Severino, dovrà lasciare lo scranno al suo vice. E poi immunizzazione, lettera della ASL al soprano, Anna Tranquilla Nere, ripassi nel 1900, sbaglia data e anno tornando indietro di oltre un secolo, gaffe dell'ASL sui vaccini causata probabilmente da un problema tecnico e dalla notevole mole di lavoro. È successo ad Anna Tranquilla Neri, cinquantenne originaria e residente a Pescasseri, l'insegnante di musica del liceo scientifico di Avezzano, nonché soprano e direttore del coro Decima Sinfonia della capitale del PNALM. Alla donna è stata inviata una mail per la convocazione del richiamo del vaccino anti-Covid-19, il contenuto diceva che un appuntamento per il 24 marzo 1900. E vabbè, un errore evidentemente del sistema informatico. Biondi, miglior amministratore d'Abruzzo, cala Marsilio, la classifica degli amministratori pubblicata al Sole 24 Ore. Il gradimento, pubblicati i dati del Sole 24 Ore, sindaco dell'Aquila nella top 10. E poi gli altri titoli subito sotto la testata. Lo sport, il calcio, Delfino, zoom su Carraro, Iglianes primo acquisto. E poi la Marcord, ieri è scomparsa Raffaella Carrà, e la Marcord, Raffaella Carrà, quelle serate sul parco della Silvanella. Giorno e notte, Flaiano, non solo grandi star, successo con la forza delle idee, concluse al Teatro d'Annunzio, due serate da incorniciare, storie, riflessioni e incoraggiamento alla cultura, un vero successo per il premio Flaiano di Pescara. Bene, lasciamo la prima pagina del Messaggero, adesso andiamo a vedere la prima pagina del Centro. Ecco l'apertura, dedicata ai problemi di traffico sulla A14 per i cantieri. A14, altri 4 giorni di inferno, vedete il titolo a tutta pagina. Abruzzo è partito il conto alla rovescia, da sabato stop a cantieri, lunghe code e caos. E poi la vedete in prima pagina una fotografia, la popolarissima e amatissima Raffaella Carrà, addio Raffaella, la più amata dagli italiani, mondo dello spettacolo in lutto per la scomparsa della Carrà. Poi gli altri titoli a sinistra, il leader della Lega Riforma Giustizia Matteo Salvini in Abruzzo promuove il referendum. A destra, Abruzzo parla l'esperto, stuppia, da oggi aumentano i casi di variante Delta, ma si tratterà verosimilmente di casi asintomatici e non si dovrebbe registrare una significativa pressione ospedaliera. E poi la viabilità Giulianova, semafori, nuove telecamere, rischio multe. Roghi in Val Vibrata, appicca incendi sulla statale, traffico nel caos. Ospedale fuori città, c'è uno studio, siamo a Teramo, la ASL indica la sede di Piano Daccio. I comitati di quartiere dicono è un errore. Ancora Teramo, rete di sindaci per avere fondi, la ricostruzione post sisma. Il vice segretario del PD su contratti di sviluppo e recovery. Il vice segretario del Partito Democratico ed ex ministro Provenzano, Giuseppe Provenzano, ieri a Teramo ha segnalato la necessità di una rete dei sindaci per la ricostruzione post-sisma e rilancio dell'Appennino. A Silvi soccorse 2 ragazze, rischiavano di annegare
Per quanto riguarda il basket, Roseto, addio a Trullo, il coach forse sarà Francani, ed è stata una notizia a sorpresa, sorprendente per certi versi, perché c'era stata una conferenza stampa qualche giorno fa per salutare i tifosi e Trullo in quella conferenza, insomma, già parlava di programmare il futuro insieme alla dirigenza. E poi, europei di calcio, il via alle ore 21, l'Italia va all'assalto della Spagna, in palio c'è la finalissima, si gioca a Wembley, a Londra. E poi domani il regalo con il centro, i percorsi più belli d'Abruzzo. Dunque questi i titoli della prima pagina del centro. Adesso torniamo a sfogliare il Messaggero, andiamo all'interno del quotidiano romano, l'edizione abruzzese. La lotta al Covid, vaccinazione in farmacia, già tante le prenotazioni. Secondo Assofarm, bene il primo giorno, via alle inoculazioni su tutto il territorio. Gizzi dice l'Abruzzo ha risposto, a breve aumenteranno anche le strutture aderenti. Per il momento la variante Delta non fa registrare un'esplosione di casi, ma aumenta la prevalenza. Registrati 7 nuovi positivi ieri in Abruzzo, ma bisogna tener conto dell'effetto della domenica. Intanto il trend del virus, primi indizi di risalita anche nella regione. E poi vedete, le immagini invece fanno riferimento alla visita di Salvini in Abruzzo, ha fatto tappa a Pescara e all'Aquila. Salvini in visita a Pescara e l'Aquila, promosso Marsilio, ma faccia di più. E qui si fanno un selfie, mi sembra, Salvini e il direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia. E poi andiamo avanti. Pescara, la seduta fantasma su Villa delle Rose. Il processo va avanti nei guai d'Alfonso, assessori e dirigenti regionali del 2016, respinta l'istanza per fermare tutto, aperto il dibattimento. E poi vedete, c'era la foto in prima pagina, Costantini tradito dalla sua passione, Andrea amava le moto e la vita all'aria aperta, fatale lo schianto a Fossa Cesia, migliora in ospedale la fidanzata. Siamo all'Aquila, movida maleducata, non violenta. Il sindaco prova a spegnere la polemica sul centro storico, ma il consiglio comunale straordinario è ad alta tensione. Scontro politico per il summit preliminare con le categorie. Ci saranno più controlli e i locali chiuderanno massimo alle 2. Andiamo adesso, questo l'abbiamo visto anche in prima pagina, di Pangrazio deve lasciare lo scranno, sindaco condannato dal Tribunale dell'Aquila, siamo ad Avezzano, un anno e 4 mesi sotto accusa l'utilizzo dell'auto blu all'epoca della provincia, in attesa dei ricorsi funzione al vice Domenico Di Berardino, 1 anno e 10 giorni a Scimia, 8 mesi a Zazzara, 2 assoluzioni. Secondo la sentenza ci sarebbero state illegittimità in 4 episodi su 7, la difesa annuncia battaglia. Siamo a Chieti, tunnel, ieri prove di soccorso e sopralluoghi, fatto il collaudo. I tecnici hanno provato gli ascensori, simulato un guasto con persone dentro. Mancano solo una pedana fra le cabine e alcuni cartelli. Il nulla osta fra 1 mese. E siamo alle pagine di Teramo. Case al caldo, arrivano nuove regole contro il far west degli impianti, le norme comunali disciplineranno l'installazione di cappotti termici e pannelli solari nei fabbricati. I dispositivi non dovranno essere impattanti e potranno rientrare nell'eco bonus. Intanto Ombretta Natali è stata eletta presidente dell'Ordine degli Architetti di Teramo, subentra a Raffaele Di Marcello. Nuovo ospedale, comitati contro la location di Piano Daccio, il coordinamento dei comitati di quartiere torna a parlare dello studio di fattibilità del nuovo ospedale di Teramo e annuncia che faranno il possibile perché la scelta di Piano Daccio non trovi realizzazione. Abbiamo appreso che la ASL ha finalmente redatto uno studio di fattibilità per il nuovo ospedale e che lo ha trasmesso alla Regione, scrivono in un comunicato i comitati di quartiere. Non conosciamo i contenuti dell'elaborato, di certo però sappiamo che la ASL ha deciso per la localizzazione di Piano Daccio, una delle 4 aree indicate dal Consiglio Comunale. Quindi siamo all'oscuro delle ragioni di queste indicazioni e quindi daranno evidentemente battaglia per contrastarla. Rischia di annegare, bimbo fuori pericolo, stava giocando insieme ad altri amichetti. La paura che si è vissuta a Pineto. E poi lungaggini per ampliare i Deor, lascio Teramo. È quello che dice nella foto Davide Calvarese. Vado via da Teramo, non mi sento apprezzato qui, mi stanno rendendo la vita impossibile. Appena si concretizza un'occasione,
lascio la città. Non si placano le polemiche per le presunte disparità di trattamento da parte dell'amministrazione comunale riguardo ai dehor esterni dei bar e ristoranti. La pasticceria Vaniglia di via Savini chiede più spazio, altrimenti se ne va. Ecco, quindi parliamo della pasticceria Vaniglia e Davide Calvarese è il titolare. Raffaella Carrà, mitica serata a Silvi. La grande soubrette morta ieri si esibì alla discoteca Silvanella nel 1971 quando spopolava il suo Tuca Tuca. Ezio Tucci la chiamò papà, allora era un bambino, ma ricordo tutto, con lei il ballerino Enzo Paolo Turchi, quindi un ricordo di Raffaella Carrà. E poi per la pandemia Covid su 7 contagi, 5 sono nel Teramano, questi dati di ieri. Risplende la nuova piazza Dalmazia, Giulianova è stata inaugurata l'altra sera, il sindaco dice avanti con le altre opere, è stata inaugurata domenica sera. Rischiano di annegare, salvate due sorelline, questa volta a Silvi. E poi prostituzione su strada, tornano le sanzioni in Val Vibrata. La cronaca giudiziaria, uccise il padre, il tribunale ordina super perizia per ricostruire il delitto, un medico legale e un cardiologo per stabilire l'ora della morte e se le lesioni sono dovute a una caduta. Silvi, nel processo per l'omicidio del meccanico in pensione 76enne di Silvi, Giovanni Di Martino, il cui unico imputato è il figlio Giuseppe, i giudici della Corte d'Assisi hanno affidato l'incarico a due superperiti di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto la notte del 14 giugno 2019, alla luce anche dell'infortunio avvenuto l'anno precedente al delitto, sempre in quella casa alla vittima. Bene, lasciamo le pagine della cronaca, andiamo verso cultura e sport. Intanto la cultura, non solo grandi star, il Flaiano vince con la forza delle idee. Due serate da incorniciare a Pescara, commuove la vedova Attanasio, premio di italianistica intitolato al marito ucciso in Congo. E poi l'estate ricca di eventi ad Alba Adriatica, Pineto e Silvi nel cartellone estivo. Sant'Andrea torna alla processione a mare, statue delle fiabe a Sant'Eufemia, e dunque l'agenda per quello che per quelli che sono gli appuntamenti che cominciano ad esserci in questa estate. Abruzzo Sport, Pescara, i ritorni, occhi su Carraro, centrocampo, piace il mediano cresciuto nell'Inter, in difesa Giannis verso la chiusura, lo staff di Breda e rimpianti, non era da retrocessione. Teramo, mister Bigica scavalca Modica per la panchina biancorossa, ormai è corsa a due su di Akite, c'è il pressing di diversi club. Dunque svolta Teramo, Bigica scavalca Modica, come recita il titolo. La squadra biancorossa accelera, la priorità in questo momento è quella di trovare l'allenatore che guiderà Rigoni e compagni nella prossima stagione, che partirà ufficialmente tra il 13 e il 14 agosto con il primo turno di Coppa Italia. I trionfi dell'Abruzzo parlano al femminile, un filo d'oro allegato atletica leggera, calcio a 5 e pallavolo nell'ultima stagione, parola ai presidenti delle tre federazioni. Vediamo a sinistra il Montesilvano Futsal femminile campione d'Italia e poi Gaia Sabatini che andrà alle Olimpiadi dove correrà i 1500 metri, e a destra l'Altino Volley, la squadra femminile che è stata promossa. Complimenti a tutte queste ragazze. Poi Beach Volley, torneo serie nazionale presentato a Montesilvano. Qui sopra l'Ital Basket da sogno, Fontecchio e Ricci, due abruzzesi, alle Olimpiadi dopo la grande vittoria contro la Serbia. Sembrava una partita chiusa e invece l'Italia davvero è stata straordinaria, l'Italia del basket. E intanto lo vedete in questo articolo, si dà conto anche dell'esonero di coach Tony Trullo, esonero a sorpresa. Pineto, patron Brocco, partire subito veloce, il primo appello della stagione, Mbuba torna in Belgio, parliamo del calcio di Serie D, dove si fa un po' il punto della situazione. Ancora Chieti, Galli ai saluti, Filosa passa al Cimini. Ed è tutto per quanto riguarda il Messaggero, adesso andiamo a sfogliare insieme il centro, andiamo all'interno. Pagina 2 e pagina 3. A14 conto alla rovescia, gli ultimi 4 giorni d'inferno. Chilometri di code anche ieri tra Atri, Pineto e Pescara Nord. Ma il disagio sta per finire. Da sabato 9 cantieri smantellati. Via fino a settembre i restringimenti e i cambi di corsia. E dunque c'è in questo specchietto il nuovo calendario delle chiusure. E poi la lotta al coronavirus, l'esperto, da oggi molti casi Delta.
Stuppia, genetista della D'Annunzio, avverte l'Abruzzo, ma allo stesso tempo lo rassicura, saranno asintomatici, speriamo abbia ragione. Abruzzo, i contrari ai vaccini, pochi medici Novax e solo per necessità. Grimaldi, da noi finora nessun provvedimento disciplinare. L'Abruzzo va in controtendenza rispetto al resto d'Italia, qui si sono giustificati per motivi di salute. E andiamo avanti. Ancora coronavirus Abruzzo, pagelle dei quattro sindaci, si salva solo Biondi, anche Marsilio perde voti, vabbè questo è un altro argomento, i sondaggi non vi entusiasmano, ha detto Marsilio, e lo vedete le due classifiche, governatori, primo Luca Zaia per quanto riguarda appunto i presidenti di regione e Marsilio al 13° posto, i sindaci al primo posto Antonio De Caro a livello nazionale, il sindaco di Bari, all'8° posto nazionale c'è Pierluigi Biondi, al 42° Diego Ferrara, Biondi il sindaco dell'Aquila, Ferrara il sindaco di Chieti, al 57° posto D'Alberto che è il sindaco di Teramo, che passa dal 53,3% al 53%, dunque stabile la sua, il gradimento in termini percentuali grosso modo. Carlo Masci all'81° posto, vediamo anche qui le percentuali, Biondi sale dal 0,3 anche Biondi, dal 55,8 al 55,5%, quindi perde 0,3 come D'Alberto. Ferrara di Chieti, anche lui meno 0,3, e Carlo Masci meno 2,3, dal 51,3% al 49%. E poi corsa all'assegno per le famiglie, un'ondata di domande dal 1 luglio, chi ne ha diritto e come ottenerlo. E poi l'effetto pandemia Covid, nuovi poveri sono 10.000 in più, nell'anno della crisi il cibo donato raddoppia, 2 milioni di chili. Il dramma sociale nei numeri diffusi dal Banco Alimentare riferiti al terribile 2020. Il presidente Dionisio dice, ma di pari passo è cresciuta anche la solidarietà, almeno questo. Bene, sempre importante il lavoro che fanno appunto nel campo della solidarietà. E poi gli sviluppi del coronavirus, Figliuolo vedrà le regioni faccia a faccia sui vaccini, ma la curva torna a salire, in effetti di poco ma torna a salire, stessa dinamica in Italia e in altri 9 paesi europei, pesa l'effetto variante Delta. E poi spunta anche la variante Lambda, arriva dal Sud America, si tratta di un mix inusuale di mutazioni che disorienta un po' gli esperti. Andiamo avanti e torniamo, intanto vi segnalo come ogni martedì le offerte di lavoro sul centro e adesso torniamo alla cronaca di casa nostra, ecco qui la prima della cronaca di Teramo. Sanità, lo scontro sulla sede, ospedale a Piano d'Accio, c'è uno studio inviato dalla ASL alla regione, Di Giosia dice per ora non dico niente, quindi non dice nulla. I comitati di quartiere contestano scelta deleteria. E D'Alberto, le perplessità del sindaco, D'Alberto dice pretendiamo di conoscere qual è il piano, sempre detto il sindaco, al di là del posto dove verrà realizzato il piano, cioè capire che tipo di ospedale verrà realizzato a Teramo, cioè il nuovo ospedale di Teramo, e dunque bisogna capire un po' intanto dove verrà realizzato. Vaccini in farmacia, avvio col freno tirato, ieri fatte pochissime dosi, ma Brucchi dice nessun allarme, la macchina organizzativa va rodata. E in questo quadro viene vengono evidenziate tutte le farmacie aderenti e quando partono, cioè con le date di quando cominceranno a somministrare, quindi potete dare un'occhiata, ci sono per tutti i centri del Teramano, per Teramo e per i principali centri della nostra provincia, ma anche dei paesi più piccoli. Intanto a Roseto il camper che batte le località turistiche ha vaccinato 225 persone, domani sarà a Tortoreto e nella foto proprio vedete il camper vaccinale della ASL a Roseto, proprio davanti all'edificio, al Palazzo Comunale di Roseto. Andiamo avanti, la ricostruzione, sisma 2016, Provenzano, una rete dei sindaci per attrarre i fondi del recovery. Il vice segretario del Partito Democratico ed ex ministro a Teramo per illustrare il contratto istituzionale di sviluppo. È un'opportunità per il rilancio economico e sociale dell'Appennino, il partito sia vicino al territorio. E poi il Comune vara i criteri, il regolamento stabilirà come fare gli impianti di energia in centro. Intanto oggi c'è Consiglio Comunale, questa mattina il bilancio sarà variato grazie all'avanzo di oltre 800.000 euro
e dunque anche di questo si discuterà in Consiglio Comunale. E poi la cerimonia, Don Adamo Varanesi si insedia da parroco del Duomo, vedete la foto, Don Adamo Varanesi davanti al Vescovo, entra in cattedrale appunto con il Vescovo, quale nuovo parroco del Duomo, Don Adamo, che lascia Campli. Arrivano le prime colonnine di ricarica per veicoli elettrici, il Comune di Teramo dà l'ok, per ora ne saranno installate 8 su 20, via anche alla sperimentazione dei monopattini a noleggio. E poi per quanto riguarda l'Ordine degli Architetti della provincia di Teramo, la prima donna presidente dell'Ordine Architetti si è insediata, Ombretta Natali, tanti auguri per questo nuovo incarico. Andiamo ancora avanti, a Picca più volte il fuoco, traffico in tilt, vigili impegnati per domare diversi incendi di sterpaglie sulla statale 259 tra il casello della Valvibrata e la statale Adriatica. Forza Italia, il modello civico di Teramo ha tradito gli elettori e non dà risultati. Dunque all'indomani del comunicato della lista Bella Teramo, qui torniamo a Teramo con questo intervento di Forza Italia, con il quale si invita il territorio provinciale ad estendere il modello civico del capoluogo a tutte quelle realtà dove si andrà alle urne, arriva la critica pungente di Forza Italia, firmata dal consigliere comunale Mario Cozzi, una replica che capovolge la prospettiva storica definita dal coordinamento della civica esperienza vincente, riavvolgendo il nastro di quello che è il percorso della lista che esprime il vice sindaco Cavallari. E dunque critica Cozzi e Forza Italia criticano il modello civico di Teramo. In Ateneo violenza di genere, domani si chiude il concorso della CGL. Opere antierosione ferme al palo, i comuni del Partito Democratico contro la regione, attacco di Albaro, Seto e Pineto con Paolucci e Pepe. Il partito è tornato anche a lamentare i mancati ristori ai titolari degli stabilimenti colpiti dunque contro la regione per le mancate opere contro l'erosione. Pineto, mareggiata e polemiche, l'acqua torna tra gli ombrelloni, vedete le foto sono eloquenti con il mare che arriva appunto proprio sugli ombrelloni piazzati. Andiamo avanti, poi l'inserto, lo vedete del centro, Vamos, questa sera c'è la semifinale contro la Spagna alle 21, sicuramente la seguiremo. E poi torniamo alla cronaca, siamo a Martinsicuro, ex Fornace Franchi, via libera un nuovo centro commerciale. Il Consiglio approva il progetto presentato da una società della famiglia Di Nicola nell'area a ridosso dell'Adriatica, previsti negozi e spazi ad uso pubblico per eventi e raduni. Qui sopra, sempre a Martinsicuro, schianto automoto, grave una donna, Villa Rosa, la 37enne in rianimazione a Teramo dopo l'operazione d'urgenza alla testa. E ancora Martinsicuro, il sindaco Vagnoni chiude un hotel per un caso di legionella. Lo stadio in abbandono, lo stadio di Tortoreto, quello di Tortoreto Lido in via Napoli, Di Matteo dice a rischio la riapertura a settembre. E poi ad Alba Adriatica si è insediato il presidio estivo di polizia ieri mattina, ospitato nella sede comunale di via Bafile, dove sono già presenti i carabinieri forestali e vigili urbani. E siamo a Giulianova, viabilità stangata in arrivo, torna in due incroci il sistema che multa chi passa con il rosso. L'impianto che fotografa i veicoli in transito verrà installato dopo la metà di luglio, sia in via Montello, dove l'anno scorso ha rilevato 4.000 infrazioni, che a Bivio Bellocchio, acquistati altri box dissuasori della velocità. Intanto Piazza Dalmazia, che è stata inaugurata domenica sera, è stata invasa dall'acqua della fontana. Poi il funerale dell'istruttore morto in Croazia, Andrea Patacca di Giulianova, ve le spiegate davanti alla chiesa per l'ultimo saluto ad Andrea, vedete nelle immagini appunto quello che è successo al funerale di Andrea Patacca. Piazza Buozzi al via un'estate di concerti organizzati dai commercianti, la presentazione che c'è stata a Giulianova, lo vedete nella foto, Emiliano Di Serafino a sinistra, organizzatore appunto e direttore artistico per questi concerti, e l'assessore Marco Di Carlo, l'assessore giugliese. Verso il voto siamo a Roseto, le grandi manovre, centrodestra e Di Marco, il probabile candidato, il docente proposto da Maristella Urbini. Dietro ci sarebbe una manovra politica ideata da Pavone per arrivare a un accordo con Nunes al ballottaggio. E poi il PD cerca alleati, ma i 5 Stelle non abbandonano Ciancaione. Questo è quello che succede invece
nel centro-sinistra. Ai disabili è vietato pagare il parcheggio, la colonnina di Piazza Repubblica è rimasta sopra un gradino. La protesta, errore grave e ripetuto, intanto Azione propone di istituire una navetta dal Palasport per alleviare il disastro creato da questa giunta. Il Lido abbattuto nel 2019 riparte con una struttura amovibile, il Pura Vida, che è in fondo al lungomare sud a Roseto, e poi sabato c'è la Notte dei Saldi con tre gruppi musicali, iniziativa di Assorose, sempre a Roseto. Pineto, la crisi in maggioranza, Italia Viva, ultimo appello al PD, Renziani, serve un patto di fine consigliatura, tocca al sindaco proporlo, è lui che ci ha cacciato. Intanto la CPO, Ruggeri ci dica come è stata discriminata, e la Lega, ora Verrocchio, i pentastellati, facciano chiarezza. Qui sopra, in Balia del Mare, salvate da un ex bagnino, Silvi, due ragazzine su un materassino raggiunte dal gestore di uno stabilimento e da un suo amico, il balneatore ex bagnino Andrea Carletti, a sinistra con Ivano Siviero. E poi a fondo pagina, tra Pineto e Silvi, statale 16, la polizia controlla i parcheggi in zona Cerrano. Pescara, lo schianto in moto a Fossacesi, Andrea indagata l'automobilista, oggi l'ultimo saluto al 25enne. E siamo all'Aquila, Avezzano, anzi, la sentenza, accusato di peculato, autoblu condannato di pangrazio, sarà sospeso dalla carica di sindaco, pena di un anno e quattro mesi, secondo i giudici c'è stato un utilizzo improprio delle vetture della provincia, scatterà la legge Severino, il minimo è sei mesi, deciderà il prefetto, poteri al vice di Berardino. Chieti, l'incompiuta in centro, ultimi controlli, Ferrara, tunnel pronto, apre tra 15 giorni, l'annuncio dopo il collaudo alla festa per la galleria, inviterò anche gli ex sindaci, appalto da 5 milioni per il terminal bus. Cultura e spettacoli, lutto nel mondo dello spettacolo, addio Raffaella Carrà, regina della TV, morta di un male che teneva segreto. L'ultimo messaggio al suo pubblico il 18 giugno, giorno dei suoi 78 anni, ieri la notizia diffusa da Iapino, l'ombelico scoperto, il tucatuca, il colpo di testa, brani sexy e carrambate per diventare un'icona. E poi quel giorno in cui Maradona tentò di sedurlo, il grande successo in America Latina, in Cile fu assediata dai fan, in Argentina girò un musical. Italia in lacrime, la commozione di Mattarella, il dolore di Baudo e Celentano, dal mondo della politica a quello dello spettacolo, ricordi affettuosi e tristezza, il pianto di Enzo Paolo Turchi che ballò con lei, l'incredulità di Malgioglio e Fazio. Poi ricordi del conduttore marsicano, Luca Di Nicola, con noi era una chioccia, mai la diva Di Nicola, da Ricomincio da due a Carramba, insieme mi ha dato tanto. Il Festival, i cantieri dell'immaginario, Pulcinella di Stravinsky con Giorgio Pasotti, la scalinata di San Bernardino all'Aquila, scena del grande spettacolo di musica con Losa e la danza con In Scena e Parole. E per i piccoli torna Fiabe nel parco. Andiamo verso lo sport. Intanto lo sport nazionale, internazionale, in questo caso Fontecchio Ricci, l'Abruzzo del basket a Tokyo, il pescarese, l'ala teatina, pilastri dell'Italia alle Olimpiadi. Questo è un sogno che si realizza e due cestisti hanno trascinato gli azzurri alla vittoria contro la Serbia nel torneo preolimpico. Teramo, ecco la settimana della verità, siamo alla Serie C di calcio. Nelle prossime ore il presidente Iachini scioglierà i dubbi legati alla società. Per la panchina avanza l'esperto Modica. Oltre al tecnico siciliano piace Bigica del Sassuolo, il Frosinone, sulle tracce dell'attaccante Cianci. E poi l'operazione di mercato dei biancazzurri, il Pescara, Iglianes in arrivo e piace il terzino Zappella. Palla a canestro di Serie B, Roseto Trullo, c'è il divorzio, ora spunta l'idea Francani, il club esonera il tecnico che ha sfiorato la Serie A2. Sono profondamente deluso, al suo posto si valuta la promozione del vice allenatore o l'arrivo di Quaglia. Fulmine a ciel sereno, l'attacco del pezzo di Marco Rapone sul centro, in effetti è stata una grande sorpresa. Quindi fulmine a ciel sereno in casa Leo Filchem Roseto, il club ieri sera ha emesso un comunicato stampa col quale ha ufficializzato dunque l'esonero di coach Trullo. Ecco, contattato al telefono, dice Trullo, posso solo dire che la delusione è davvero tanta, per il momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione, magari ne riparleremo nei prossimi giorni. La pallavolo teatina, piazza il primo colpo, eccola Corradetti, e poi Fagioli Castelnuovo ai titoli di coda, dilettanti, l'attaccante verso il Matelica, Nero Stellati a rischio retrocessione. Serie D di calcio, l'incontro in comune, Giulianova, Bartolini a Martinsicuro per il passaggio del titolo sportivo.
Ed è tutto? Sì, evidentemente sì. Non va avanti, va bene. Allora, possiamo considerare qui conclusa la nostra rassegna stampa. Diamo la linea alla regia. Al nostro Gianluca, le previsioni del tempo, piccola pausa pubblicitaria e poi qui con me ci sarà il sindaco di Campli, Federico Agostinelli. A tra poco. Buon martedì a tutti voi. Una profonda depressione è in azione in Gran Bretagna e nella sua rotazione antioraria spinge aria fresca verso la penisola iberica, causando la risalita verso il Mediterraneo di aria molto calda nordafricana. Da oggi infatti l'Italia dovrà fare i conti con la terza ondata molto calda della stagione, che raggiungerà il suo picco giovedì prima di un brusco ridimensionamento che si manifesterà nel prossimo weekend. In Abruzzo oggi sarà una giornata di sole in tutta la regione, con solo qualche nuvola isolata sui monti. La ventilazione sarà molto debole di direzione variabile e a regime di brezza sulle coste, mare poco mosso o quasi calmo. Infine un'occhiata alle temperature, che inizieranno a salire sia nei valori massimi compresi tra 28 e 33 gradi, che in quelli minimi compresi tra 18 e 23 gradi. Per la meteo è tutto, buon proseguimento di giornata. Eccoci qua, allora saluto e ringrazio Federico Agostinelli, grazie sindaco. Buongiorno a tutti. Qui. Buongiorno, grazie buongiorno. A il sindaco di Campli stamattina, insomma, deve correre perché ci sono tanti impegni per promuovere il suo territorio. Intanto è qui con noi questa mattina. Poi c'è Rai 3 in diretta che incombe perché il sindaco sarà collegato con Agorà. Sì, giusto? Alle 9. Possiamo dire, insomma, non siamo concorrenti, nel senso che no, no, no. Gettore, poi insomma, no, e la Rai, perché sarà presente anche a Teramo, mi diceva. Sì, verrà a Teramo, sì. Dalle 8 il primo collegamento per parlare di vaccini, del camper che l'ASL Teramo ha messo in campo per i turisti e poi collega questa iniziativa a uno sviluppo del territorio, quello montano in questo caso è quello della nostra montagna a Campli, e quindi ci collegheremo alle 9:15 anche ai piedi proprio del Monte Foltrone per parlare appunto di questo grande lavoro che abbiamo svolto come amministrazione comunale, grazie anche al lavoro del delegato Pietro Adriani, del CAI Val Vibrate e di tanti volontari che hanno durante il lockdown impiegato il loro tempo per appunto sviluppare e riaprire anche i sentieri. E riaprire tantissimi sentieri. Abbiamo presentato proprio un mese fa una carta con tutti i sentieri tracciati, con un vario livello di difficoltà. Si può andare a piedi, si può andare con la bici, si possono fare veramente i sentieri per visitare anche la nostra montagna, che è un modo di sviluppare il nostro territorio alternativo a quello che è il nostro bellissimo centro storico. Che poi avete cominciato, se non ricordo male, l'anno scorso che venne venne Massimiliano Sini, esatto, proprio a luglio dello scorso anno, per fare la testimonial per questo, come dire, rinato rapporto con la vostra montagna, che poi è la montagna di Campli, il Monte Foltrone. Esattamente, quindi da lì una serie di iniziative proprio in continuità che hanno poi attirato tantissimi turisti, hanno, sì, attirato, devo dire, anche le televisioni, perché oggi verrà Rai 3, ma abbiamo avuto qualche settimana fa anche Rai News 24, che ha proprio fatto un bellissimo servizio sulla nostra montagna, che si sta facendo conoscere sempre di più, ed è un modo, ecco, ripeto, alternativo per promuovere il nostro territorio, dove abbiamo già tanti turisti che vengono durante tutta la settimana nel centro storico, e diamo la possibilità attraverso il nostro ufficio turistico, che ricordo a tutti è aperto 365 giorni l'anno, anche di occupare un po' del tempo nella nostra montagna. Abbiamo acquistato come amministrazione comunale delle bike che mettiamo adesso a disposizione. È il momento delle bike. È proprio il momento giusto, e sì, quindi chi vuole può prenderle a noleggio presso il nostro ufficio turistico e poi salire verso la montagna di Campli. Sono già disponibili? Sono già disponibili, sono arrivate, quindi chi vuole può utilizzare anche una forma alternativa di turismo e di modalità di visita della nostra bellissima Campli. E tra l'altro questo rinato rapporto con la montagna, con i percorsi, con la natura, è stato promosso l'anno scorso tramite, veicolato da Farnesiana, e Farnesiana che torna anche quest'anno
tanto per parlare di personaggi televisivi, apre proprio con Giacobbo, che ci sarà sabato, vero, a Campo? Sabato prossimo, hai detto bene, è un filo conduttore quello che stiamo seguendo. E quest'anno proprio Farnesiana parlerà di paesaggio, il paesaggio che toccherà tutto il territorio del comune di Campli, quindi non solo il centro storico, ma anche la montagna, la necropoli, fino a Sant'Onofre e Cognoli, perché quest'anno ricorderemo con Farnesiana anche gli 80 anni della scomparsa di Primo Riccitelli, che ricordiamo a tutti è nato comunque nel comune di Campli, sì, proprio a Cognoli, che è lì la casa natale. Quindi un percorso che stiamo appunto seguendo, che ha un suo filo logico e che portiamo avanti grazie all'aiuto in questo caso di Memoria e Progetto, del presidente Roberto Ricci, sì, di Davide Francione, sì, Simone Campacorte e tanti altri amici che davvero si dedicano tantissimo per fare un programma di una rassegna culturale che credo in questo momento rappresenti per tutta la nostra provincia un fiore all'occhiello. È vero, un gran bel programma. Devo dire che Campli negli ultimi anni, non solo con Agostinelli ma anche prima, insomma, ha puntato a questo rapporto stretto con la cultura e con le iniziative, non solo culturali, ma comunque sempre improntate a una certa, potremmo dire, anche eleganza, no? Anche una sagra può essere non necessariamente caciarona a tutti i costi. A proposito di sagre, si rifà la sagra della Porchetta, perché insomma siamo sempre in periodo di emergenza sanitaria. Siamo sempre in periodo di emergenza, siamo stati forse gli unici lo scorso anno a organizzare la sagra della Porchetta, pur rispettando tutti ovviamente i protocolli che c'erano. Quest'anno qualche altra sagra c'è. A Campli ci sarà quella del Tartufo dal 2 all'8 di agosto, sono appena uscite le sagre, le date delle sagre a Campovalano. E stiamo organizzando anche la Sagra della Porchetta, un incontro in settimana con lo Prologo di Campli per cercare di festeggiare quest'anno quello che per noi è il 50° anno della Sagra della, sì, Porchetta, perché è vero che forse la sagra più antica d'Abruzzo, però ha subito delle interruzioni. 1964 la prima edizione, però ha avuto delle interruzioni che insomma ci permetteranno solo quest'anno di raggiungere il 50° anno di Sagra della Porchetta. Campli, hai detto bene, è conosciutissima per la Sagra della Porchetta, ma negli ultimi anni stiamo cercando di promuoverla anche sotto tanti altri aspetti. Farnesiana quest'anno è la 6ª edizione, quindi, sì, è iniziata qualche anno fa quando io sono diventato assessore, c'era sindaco Pietro Quaresimale, e prosegue anche con la mia amministrazione, ovviamente cercando sempre di puntare su dei nomi, dei testimonial che ci permettono appunto di farci conoscere, ma anche trattando dei temi con professori universitari, esperti, docenti, che davvero arricchiscono tutta l'estate farnesiana. Allora, dicevamo di Farnesiana, sai che la Porchetta l'anno scorso fu fatta in maniera particolare, cioè con un numero limitato di presenze ogni sera. Si va verso quella direzione? Credo che si vada verso una direzione simile a quella dello scorso anno, anche se contiamo di aumentare il numero di presenze in virtù di un miglioramento generale della, sì, situazione rispetto a quella attuale. C'è un'ordinanza della Regione Abruzzo che disciplina in maniera puntuale e dettagliata come organizzare una sagra. Ci sono ancora delle limitazioni da rispettare, però contiamo anche con l'aumento del numero di vaccinati di comunque aumentare il numero di persone che possono partecipare alla nostra sagra, che è conosciutissima e che ci piacerebbe insomma riorganizzare come qualche anno fa, con insomma un numero di persone talmente grande che davvero ne fa uno degli eventi più importanti di tutta l'estate teramana. Sindaco, il periodo dopo Ferragosto? Sempre quello, le date dovrebbero essere quelle a ridosso del 20 di agosto, quindi noi abbiamo come riferimento sempre prima fine settimana dopo Ferragosto, quindi quello dovrebbe rimanere. Allora, prima sfogliando il centro, anzi eccola qui proprio, Don Adamo si è insediato come nuovo parroco del Duomo di Teramo e lascia Santa Maria in Platea, lascia la chiesa madre di Campli, viene a mancare, voglio dire viene a mancare perché va a Teramo, dopo il lungo lavoro di Don Antonio Mazzitti, che è stato parroco di Campli per tanti anni, insomma Campli aveva trovato con Don Adamo un sostituto importante di Don Antonio. Adesso vi sentite un po' orfani? Adesso da una parte sicuramente abbiamo perso un riferimento importante per il nostro territorio, tra l'altro
Don Adamo è della mia stessa, ha la mia stessa età, sì, è giovane. Abbiamo frequentato le scuole insieme, quindi, quindi un amico d'infanzia. Ci accomunava infatti anche questa amicizia nel nostro percorso, lui come parroco della cattedrale, io come amministratore prima e sindaco adesso da 2 anni. Lo abbiamo salutato venerdì in una chiesa piena, un momento emozionante, dopo 7 anni che lo abbiamo avuto come parroco, dopo un lungo periodo dove Don Antonio Mazzitti è stato davvero un riferimento per, tutti noi. Sì. Ora lo abbiamo accompagnato, l'ho accompagnato proprio domenica a Teramo nel suo ingresso. Sono convinto che farà bene, ha tante energie, una forte vocazione che gli viene appunto dagli anni in cui frequentavamo le scuole superiori. E chiaramente per Campli, come ho detto, è vero che è una perdita, ma anche un valore aggiunto, perché Don Adamo è di Campli, sì, è vissuto a Campli, si è formato a Campli, ha Campli nel cuore, e quindi sono convinto che questa nuova esperienza che lui si appresterà a fare sicuramente sarà per lui un percorso di crescita importante, e avrà sempre Campli come riferimento, e noi avremo sempre comunque un affetto grande per Don Adamo, che comunque è un nostro concittadino, e siamo contenti del percorso che Sua Eccellenza gli sta facendo fare, perché evidentemente ha riconosciuto in lui un grande valore, e gli auguriamo appunto di fare altrettanto bene qui a Teramo come ha fatto a Campli. Sindaco Agostinelli, scherzando un po', possiamo dire che campesi che vanno a conquistare nuovi territori, no? Don Adamo Varanesi, poi i consiglieri regionali teramani, sì, c'è Marco Cipolletti dei 5 Stelle a Teramo, due sono di Campli, insomma, di una frazione di Campli, della stessa frazione poi, che credo sia Ponzano. Sono Piancarani. Piancarani. Sono di Piancarani. E sono Sandro Mariani e Pietro Quaresimale, che è assessore Quaresimale. È un momento sicuramente importante, dove insomma tanti ragazzi, perché insomma Sandro anche della mia stessa età, Pietro Quaresimale qualche anno in più, però si stanno facendo conoscere in un ambito anche diverso rispetto a quello del comune di Campli, e questo ci fa assolutamente piacere, perché poi io credo che al di là del posto in cui si lavora, quello che conta è la qualità del lavoro che si fa, e credo che poi la qualità paga sempre, quindi siamo contenti che in questo momento Campli possa esprimere figure rappresentanti di un territorio più vasto. Ma al di là di una questione campanilistica, io credo che tutta la nostra provincia abbia bisogno di tanti giovani e tanti ragazzi che si diano da fare, che possano appunto migliorare quello che oggi è un territorio che deve competere con tante altre province, tante altre regioni, perché la sfida oramai è una sfida integrata, che deve vederci non litigare tra di noi, ma unirci nelle difficoltà, nelle opportunità, e con questo appunto cercare di accogliere quante più risorse possibili, che ci fanno assolutamente poi valorizzare quello che noi abbiamo, che spesso non apprezziamo, ma che è un territorio fantastico, quello della nostra provincia di Teramo. Sindaco Agostinelli, chi sostituisce Don Adamo Varanesi a Campli? Questa decisione deve essere presa nei prossimi giorni. Non è stato deciso chi sarà il parroco che verrà a sostituire Don Adamo, quindi ho sentito Sua Eccellenza proprio domenica, mi diceva di attendere. Il sindaco ha fatto delle richieste. No, il sindaco rispetta quella che è la decisione del vescovo, ovviamente, che ha tutti gli elementi per conoscere tutte le persone a sua disposizione, che lavorano con lui da tanti anni, quindi sono convinto che Campli, che insomma oggi rappresenta un centro importante anche da un punto di vista appunto della curia, non solo perché c'è la Scala Santa, ma noi abbiamo due santuari, certo. Ricordo proprio qualche anno fa che anche la nostra cripta di Santa Maria in Platea è stata eretta in santuario, quindi sono convinto che Sua Eccellenza farà la scelta migliore per la nostra comunità. Allora, veniamo invece alle azioni dell'attività dell'amministrazione, l'attività amministrativa. La palestra Nino D'Annunzio, mi ricordo abbiamo fatto più di un'intervista proprio lì sul luogo della vecchia palestra, che non c'è più ma che sta risorgendo. Sono cominciati i lavori? Sono cominciati i lavori, stanno andando avanti, e credo che già per la fine dell'estate avremo una gran parte della struttura completata.
un riferimento, lo d'annunzio per tanti ragazzi del nostro territorio, sì. Non solo, che credo anche tu Rino sei sì. molto, molto legato ho fatto qualche telecronaca. A tanti bei ricordi sì. della d'annunzio, e sarà una delle prime opere che vedremo rinascere a Campi, proprio a Castelnuovo, nella frazione in cui abbiamo avuto quella grandissima frana che tanti di voi sicuramente ricorderanno, dove dopo la palestra sicuramente dovremo partire anche con i lavori del, appunto, del consolidamento sì, definitivo del fronte franoso, del fronte soprattutto franoso, dove ricostruire e dove le case di poi, quel quartiere, diciamo esattamente così. A ricostruire le case di quel quartiere che vogliamo fortemente ricostruire dentro proprio a Castelnuovo, motivo per cui stiamo un attimo attendendo. Ricordi, sindaco, l'opposizione, ecco, immagini, ecco l'immagine della sì, palestra, questo era il rendering, potrebbe essere, non abbiamo ancora definito i colori però la forma della la palestra forma è, questa è questa, sì sì sì. Ovviamente la ricordiamo diversa, ma ben venga il segno della modernità. Ovviamente. Era completamente diversa. Ma soprattutto è quello che racchiudeva l'importante, no? È stata per anni il tempio del basket campese, quando insomma il basket a Campi, tra l'altro facciamo i complimenti alla Infatti, Farnese, volevo Campi, un attimo approfittare a quello di questa... ha ereditato il Campi Basket. Esattamente, no? È stata promossa. Perché è stata promossa in C-Gold. Esattamente, ecco. Quindi... un altro bel traguardo in un sì. anno abbastanza difficile. Dicevamo, è vero che sarà una d'annunzio diversa, ma l'abbiamo fortemente voluta nello stesso posto in cui era, proprio per mantenere il legame col passato. Abbiamo provato anche a salvare una parte della vecchia d'annunzio, ma non c'erano proprio le condizioni per poterla ricostruire in parte sì. com'era, tant'è che ricordo che è andata giù davvero in pochi minuti, quindi le prove e i calcoli che gli ingegneri avevano fatto insomma non hanno certo. permesso di salvare la d'annunzio, una parte della d'annunzio, però siamo convinti che sia il luogo in cui risorgerà, sia la nuova struttura che avremo, sarà legata a dei ricordi e alle tradizioni e sarà pure un modo nuovo per appunto comunque costruire un futuro in quel quartiere, in quella zona di Castelnuovo che, ripeto, è una zona particolarmente colpita. Oh, quale sarà l'utilizzo? Cioè servirà, anche perché a Campi c'è il palazzetto, no? C'è il Pala Borgognoni vicino a Nocella, quindi magari le squadre più... quelle con più pubblico giocheranno, credo, sempre al Pala Borgognoni. Sì, non sarà una struttura forse destinata solo al basket, anche se poi la mia esperienza da arbitro, anche la mia esperienza legata all'omologazione dei campi da basket, ho fortemente voluto che comunque ci fossero tutte le condizioni per essere omologate e quindi per giocare ovviamente a basket, per quello è il tempio del basket insieme alla vecchia arena dei Pini, quindi credo che sarà una palestra che servirà anche quindi per poi magari sarà multidisciplinare, decisione delle società se vogliono giocare sì. lì oppure nel palazzetto. Assolutamente sì, certo che insomma riutilizzare la Nino di Annunzio sì, sarà davvero emozionante, perché poi gli ultimi anni quel luogo purtroppo insomma è stato destinato a magazzino comunale e non a palestra per una serie di decisioni che sono state prese nel passato, e quindi sono tanti quelli che hanno il desiderio di rientrare alla Nino di Annunzio come palestra e come luogo sportivo. Allora, dove verranno ricostruite le case perse con la frana? Questa è la vecchia, è la vecchia palestra. Sì, con dei colori che forse... Sì, adesso a me mi sembrava tutta di legno, perciò non la riconoscevo. Sì. No, è lei. Ma mi pare, perché si vede male Mi sembra di sì, vero Gianluca? Non riesco a vedere con... Sì, è lei. Sì. Almeno le tribune così strette le ricordo. Sì, sì. Ma anche il tipo di copertura è quello che mi fa ripensare, perché aveva questa sorta di... Assolutamente sì, non di cupola, ma insomma di tetto. Con quelle tribune proprio a ridosso del campo, dove mi ricordo tanti arbitri, insomma, avevano anche timore di passare sì. nelle vicinanze. Ecco, diciamo appunto. Che così, quella distanza che adesso vediamo da quella riga che delimita il campo a destra e quella tribuna non sarebbe omologata. Non sarebbe omologata perché non c'è bisogno di almeno di due metri esatto. Che invece andremo a fare nella palestra che stiamo costruendo, esattamente. Dove verranno realizzate? Dicevo che le vogliamo fare. Non l'avete ancora? Le vogliamo fare proprio... a Castelnuovo. Sono rimaste pochissime zone a disposizione dove si può ricostruire.
diciamo che è in linea di massima, dovrebbe essere nelle vicinanze, nei pressi di dove era il quartiere che poi abbiamo dovuto abbattere. Sindaco, ricordiamo quante persone hanno perso casa? Più di 100 persone hanno perso Sono casa. Tante. Sono tante, ma soprattutto abbiamo davvero rischiato una tragedia, perché sì. Non so se vi ricordate quelle immagini, ma come no? Ma l'ultima casa era davvero a 2 metri dallo strapiombo, ci fu un crollo di quasi 20 metri di parete e abbiamo davvero sfiorato una tragedia che per fortuna abbiamo contenuto, almeno insomma non abbiamo avuto feriti, ma abbiamo avuto una grande ferita che è quella, certo, appunto di vedere un intero quartiere. Eccolo qui proprio. Ecco, insomma, sì, vedete, queste, immagini le immagini sono che all'epoca significative. Ci girarono i Vigili del Fuoco, vedete, sì. C'è il marchio proprio dei Vigili del Fuoco. Il simbolo, sì, insomma, è eloquente, no? Uno dei momenti più difficili da quando amministro, ricordo benissimo, tra l'altro il crollo ci fu di notte, quindi questo è immagine di giorno, ma quando arrivammo lì la sera, insomma, la situazione ci rendemmo conto da subito. Sindaco, per far capire a chi ci segue, ecco, qui lo vediamo benissimo. Sì. Quanti metri, cioè, da quella casa, quanti metri era il limite? Oltre 20 metri. Quindi c'era 20 metri di terreno, cioè è andata via, sì, sì. 20 metri. Esattamente. In orizzontale scesi tutti giù. In orizzontale di terreno scesi giù, tutti insieme, con un boato che si creò. 20 metri sono tanti, eh? Sì, sì. È stata una cosa paurosa. 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 Ecco qui le immagini. E adesso dovranno mettere, adesso consolidarlo. Stiamo finendo, ultimando il progetto da mandare in gara. Uh-huh. C'è un gruppo di progettazione. Che faranno? Faranno dei muri di sostegno in definitiva? Insomma, l'intervento sono quasi 6 milioni di euro, quindi un intervento importante. Anche molto alto. È altissimo. Sta facendo un gruppo di progettazione, tra l'altro, che oltre a occuparsi di grossa impiantistica sportiva, hanno costruito la Dacia Arena ad Udine. Ah. Hanno fatto tantissimi interventi di consolidamento anche in Sud America. Un gruppo di progettazione molto importante. Beh, che ha vinto questa gara. Ci rimetterà il progetto entro questo mese. Lo manderemo immediatamente all'USR e non appena avremo l'ok da parte dell'USR inizieremo con la gara per l'individuazione della ditta, che poi dovrà partire per, quindi un altro anno? Nel 2022 partiamo con i lavori, quindi ci auguriamo di farli partire in estate, perché è il momento migliore per partire, quindi contiamo davvero primavera-estate 2022 di partire. Non solo con questo progetto, con un altro importante progetto che abbiamo a Cambly, che è quello del nuovo polo scolastico che andremo a fare a Piane Nocella, perché siamo... Cioè vicino al palazzetto? Vicino al palazzetto, esattamente, dove stiamo andando avanti anche lì con la gara della nuova scuola media. Abbiamo ottenuto un ulteriore finanziamento della scuola elementare, vogliamo fare un vero e proprio campus scolastico e anche questo sarà un fiore all'occhiello per il nostro territorio. Anche questo nel 2022 inizieranno i lavori e quindi avremo davvero tanto, tanto da fare. Polo scolastico, cioè fino alle medie, giusto? Elementari e medie. Elementari e medie. Faremo intanto elementari e medie, mentre vogliamo lasciare la scuola materna e il nido dov'è? Cioè a Campovalano e a Castelnuovo, perché a parte sono strutture antisismiche moderne, ma vogliamo anche lasciare le scuole nei centri di Campovalano e Castelnuovo, perché è importante anche dare vita un po' al centro storico. Abbiamo strutture assolutamente adeguate per quella che è la scuola dell'infanzia e per quello che è il nostro asilo nido, e quindi manteniamo queste strutture lì e faremo questo grande, grande polo che affiancherà il polo di Marrocchi. La scuola, se non ricordo male, quella vicino alla, dietro alla piazzetta della Misericordia. Quella è la vecchia scuola media, vecchia scuola. Che invece... Che cosa c'è adesso lì? Adesso è una scuola media in disuso, è una struttura che dovremmo... Avete idea di recuperare? Che dovremmo recuperare, sicuramente non come struttura scolastica, perché non ha più le condizioni per essere una struttura scolastica. Però, insomma, contiamo di recuperare anche quella struttura. Ci sono dei progetti a cui siamo interessati e vediamo insomma in futuro come poterla utilizzare. Bene, allora siamo quasi in conclusione. Mi stava dicendo il sindaco che avete ripetuto tra le iniziative anche quella di Borgo, giusto? Esattamente, abbiamo fatto 2 sabati, 2 bellissime iniziative, la Notte Romantica dei Borghi, che poi tra l'altro è un'iniziativa
del circuito dei borghi più belli d'Italia nazionale, di cui fa parte Campli, di cui Campli fa parte, è la Notte dei Musei che abbiamo organizzato proprio sabato scorso, dove i ristoranti hanno avuto la possibilità di mettere tavoli all'aperto, e concluderemo questa iniziativa di Borgo con la serata di Sant'Onofrio, dove faremo appunto anche lì l'ultima serata di Borgo. Avremo modo anche per Via Mirabili di organizzare qualcosa di davvero carino, dove anche lì le attività commerciali. No, quelli di Sant'Onofrio si arrabbiano. No, ma quelli di Sant'Onofrio sono bravissimi perché organizzano tantissimi eventi ed è il nostro centro commerciale più importante, quindi vogliamo assolutamente valorizzare questa iniziativa. Tra l'altro ne faremo una in collaborazione con il circuito di tutti i comuni. Abbiamo organizzato, avete sentito sicuramente questa conferenza stampa con il sindaco di Grugnaleto, certo. Il 14 di luglio a Campovalano alle 18 sul tramonto, sulla piana tra San Pietro e la nostra necropoli, verrà di Bridgewater, come no? È una artista internazionale che avremo modo appunto. È un luogo bellissimo. No, poi San Pietro sul tramonto alle 18, invito davvero tantissimi ad acquistare il biglietto, sono dei prezzi sostenibili in questo momento, ma sarà davvero bellissimo questo concerto che andremo a fare, soprattutto anche perché valorizzeremo una location che non è mai stata utilizzata prima, quindi proprio perché dove sarà sistemato il parco? Immediatamente sulla piana vicino a San Pietro. Ovviamente sarà possibile visitarlo comunque. Assolutamente sì, la necropoli San Pietro, ma una piana che permetterà anche di mantenere appunto le distanze. Sì. Quest'anno in una situazione come quella attuale non potevamo che utilizzare, insomma, non era stata mai utilizzata quello spazio. Mai lì. Quello spazio. Qui si dovrà un minimo attrezzare. Lo avevamo utilizzato, se vi ricordate, questo Natale con Marco Cassini per lanciare queste mongolfiere, mongolfiere che abbiamo lanciato, l'abbiamo lanciato proprio da quella piana, è stata un'immagine davvero suggestiva e bella. Quindi. Bene, e lì ci sarà Didi Bridgewater. 14 luglio, ore 18, Campovalano di Campli. Benissimo, siamo arrivati alla conclusione, grazie Sindaco. Grazie a voi come e, sempre. E buona giornata per la promozione del territorio. Grazie a tutti. Grazie. ciao Sindaco, grazie. Allora, noi ci salutiamo, seguite come sempre gli appuntamenti di Super J, le due edizioni del nostro telegiornale, in diretta alle 14 e alle 19 di Prima Mattina, torna puntuale domani alle 7. Grazie, arrivederci.